Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Sinistra e oggi proseguiamo la nostra 30 Days Perfume Challenge. Vi ho già parlato tempo fa di un profumo arabo di Al-Aramein che si chiama Makkah. Ed è un profumino in olio, però piuttosto low cost, che trovate su Notino a prezzi veramente irrisori. Siccome quello era piaciuto tanto, e tra l'altro su TikTok avevo fatto un video in cui ne parlavo, e tipo praticamente Macca è andato sold out, penso che sia tuttora sold out su Notino. Quindi, dato che quello al momento non è disponibile, però ha avuto così tanto successo, ho pensato di ordinare altri due profumi in olio di Al-Aramein e mostrarveli anche su YouTube. I profumi sono arrivati dentro queste due confezioni molto rabbeggianti e posso dire belle, cioè spaccano, dai. Questo qua si chiama Sheikah e Sheikah dovrebbe dire tipo donna di una importante famiglia politica, credo. E invece questo qua è Sultan, che è piuttosto famoso, direi. Partiamo da Sultan, così ne parliamo subito. I packaging rag comunque sono veramente belli. Questa è la boccettina di Sultan, che è, allora, nel senso, da lontano è super fancy, cioè da lontano è proprio figa. Da vicino si vede che è plastica. Però nel senso comunque spaccano, dai, anche metterle sulla mensola in una collezione di profumi. Cioè, secondo me è veramente bello. E poi ha questo che di arabeggiante che mi fa impazzire. E poi c'è anche sto rovo qua sulla testolina, tipo, che è una rubina sempre di plastica rossa, ma noi diremo che è un rubino. Praticamente voi svitate il rubino. L'applicatore è in vetro ed è proprio il classico applicatore da oli. Quindi dopo voi lo applicate dove volete. A me in questo momento è comodo applicarlo sul polso più che altro per sentirlo con voi, altrimenti lo striscerei così e nulla, già si sente molto. Sultan è un profumo fruttato molto dolce che prima vi leggo le note, poi vi dico un pochino cosa ne penso. È molto buono per l'estate. Allora, contiene fragola, ananas, sandalo, vaniglia, ambra, lampone, pesca, note floreali, muschio, cannella, ylang ylang, patchouli, rosa, gelsomino e lavanda. Secondo me la fanno da padrone l'ananas, che è molto acidula e si sente questo sentore un po' acidino, e poi la pesca, che fa un effetto dolce zuccherino di succo, proprio succo alla pesca. Quindi mi piace il profumo molto. Però devo dire per onestà che secondo me questo è ispirato molto all'Hunter D di Givenchy. Io dell'Hunter D ho la Air Mist, cioè ho il profumo per i capelli, e quindi nel senso l'ho sentita subito la somiglianza estrema. Però la trovo una chicca perché comunque non c'è una versione in olio dell'Hunter D, prima di tutto. E poi lui non è che si dichiara dupe dell'Hunter D, ovviamente. Ma in ogni caso, diciamo che a me piace l'idea di potermi applicare l'olio in tutto il corpo e poi mi applico la mist, cioè il profumo per i capelli dell'Hunter D di Givenchy sui capelli, così secondo me fa un effetto molto diffusivo e mi potrebbe interessare molto in estate, dato che comunque appunto mi piace l'idea di poter fare un connubio. Io sento davvero tanto questa somiglianza, però questo rispetto all'Hunter D classico lo sento più profondo, più denso. Ecco, questo sì, lo sento più denso, probabilmente questa densità è data proprio dalla formulazione in olio. Ok, adesso apriamo Sheikah, che ha una confezione secondo me bellissima, mi piace un sacco, tutta colorata, un po' psichedelica. In pratica voi la aprite così e sotto avete un'altra confezione. Questa cosa di avere la doppia confezione, secondo me fa un effetto un po' luxury, quindi mi piace molto. Questa sembra tipo la scatola dei gioielli, la scatola degli anelli. No? Tu apri, c'è il tuo solitario, che in questo caso però è un profumo. Possiamo parlare un attimo del fatto che il packaging potrebbe tranquillamente essere il packaging di un profumo davvero di lusso. Tra l'altro, nel caso di Sheikah è davvero pesante e non è per nulla cheap, questa cosa l'apprezzo tanto. Ok, questa è la boccettina di Sheikah che è molto bella, questa è meno cheap, non è plasticosa come l'altra e praticamente sopra anche qua c'è una pietruzza multicolor di vetro, suppongo, di plastica. No, mi sembra di vetro. E niente di che, niente di trascendentale, ma noi anche qua diremo che la boccetta è di oro massiccio e di diamante. Questa qua si svita sempre. E questo è un profumo che ha sempre l'applicatore in vetro. Lo metto sull'altro polso.
E questo è il classico profumo da Sinister Community. Nel senso che è una rosa e oud, il classico accordo di rosa e di oud, in una declinazione diversa dai miei rosa e oud soliti, perché è molto everyday. Anche qua ha una connotazione, a mio parere, quasi estiva, da serata, non lo indosserei mai di giorno. Però è molto soft, molto polite, tipo è un rosa oud educato. Anche su un uomo lo trovo un buon profumo, perché c'è una nota di geranio, che è una nota tipicamente maschile, però io personalmente lo sento piuttosto feminine, cioè lo sento davvero leggero, sottile e morbido, per quanto possa essere morbido un accordo rosa e oud, ovviamente, che stiamo parlando comunque di un accordo bello intenso e orientale, quindi diciamo che non è un profumino leggerino, ovviamente, però rispetto ai classici rosa oud, questo è più adatto per tutti i giorni. Questo profumo contiene legno di agar, geranio, sandalo, ambra, rosa, pino, e la nota di pino si sente, cedro, mughetto, muschio, limone e pera. Secondo me la nota di pino si sente un pochino. Madonna, quanti anni hai, Sinister, che ridi per pino che fa rima con pochino? Comunque mi fa ridere, non so perché. E poi sul fondo si sente effettivamente anche il limone. Allora, conclusioni. I profumi che ho provato di Alla Ramène che possiedo mi piacciono tutti e tre. Macca è il più dolce, nel senso di zuccherino dei tre. Attualmente non ce l'ho qui da farvelo vedere, comunque ve lo farò rivedere più avanti. Macca è il più dolce dei tre e assomiglia a Mucalà di Montal. Però lo preferisco sicuramente già solo per il fatto che ha una versione in olio. Sultan è un profumo fruttato e dolce, quindi abbiamo la dolcezza ma molto più fruttata, molto più fruity, mentre invece Macca era una dolcezza più gourmand, diciamo, e Sultan assomiglia a livello abbastanza alto a Lanter di Givenchy, però anche qua ha una versione formulazione in olio e sicuramente per me è un plus, perché ho già Lanter di versione capelli e quindi mi piace questa cosa di poterli utilizzare assieme. E il terzo, che è Sheikha, non è un profumo che io sento volontariamente ispirato ad altri profumi, non lo sento così. L'unica cosa è che ce ne sono tanti sul commercio di profumi rosa oud. Questo qua però lo aggiungo con molta felicità alla mia collezione di profumi rosa oud, perché lo sento veramente buono, cioè proprio a me piace, non so perché mi è venuto sto aggettivo inutile, perché uno dice, ma devi dire una roba su un profumo, non potrai dire che è buono, e invece sì, secondo me è molto buono. Tra tutti i profumi rosa e oud che ho, questo qua si presta sicuramente molto bene per fare layering, oppure da utilizzare la mattina, everyday, in questa stagione ad esempio, e quindi un plus anche qua, perché è molto molto versatile. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo domani. Ciao!